Ciao, mi chiamo Raffaella. Mi chiamo Irene Consolini. Sono Sofia. Io sono Alice. Ciao, io sono Greta. Sono Letizia. La mia quarantena è stata difficile, surreale, altalenante, complicata, devastante. Ormai è più di un mese che siamo in questa situazione molto difficile. La nostra vita è cambiata. Siamo stati obbligati a passare 24 ore su 24 assieme alla nostra famiglia. Tutto il giorno a casa, tutto il giorno a non far niente. Mi annoio molto e con poco. La convivenza non è una cosa facile. Ognuno sta nei propri spazi. Hai bisogno dei tuoi spazi e hai bisogno di stare da solo. Ho cercato di essere più distaccata possibile. Anche se ci divertiamo e stiamo molto assieme. Ci sono dei momenti in cui ci urliamo addosso. Nonostante alcuni momenti fossero stressanti e stancanti, siamo sempre riusciti a uscirne fuori. Riusciamo a parlare molto più spesso e a vivere insieme. Avevamo un legame stretto prima e l'abbiamo tuttora. Lo stare a casa tutti insieme ci porta semplicemente più gioia. E questo mi sta dando l'idea comunque di capire e di rafforzare i rapporti con appunto la mia famiglia. Ho imparato a conoscere di più mia mamma e mia sorella. Per me non è stato troppo pesante questo isolamento sociale. Io sto prendendo questa occasione, per tra virgolette, per rilassarmi un po' di più e darmi più spazio per respirare. Ho trovato degli aspetti positivi, come avere più tempo per me stessa. Dedicarmi molto di più a me stesso. E ho anche riscoperto le attività che facevo da piccola con i miei genitori. Ho scoperto delle nuove passioni, sto facendo dei lavoretti. Faccio esercizio fisico. Guardiamo i film insieme la sera sul divano. Ma mi mancano le cose più semplici che facevo. Poter andare al cinema. Andare a mangiare una pizza con i miei amici. Proprio l'interazione sociale. Scherzare, ridere, giocare. Il contatto con le persone. La mia fidanzata. Il poter uscire senza aver bisogno di restrizioni. Sinceramente io non avrei mai pensato di poter provare nostalgia nei confronti della la scuola. Ci manca un po' la libertà che pensavo fosse scontata, ma non è così scontata. Niente, mi manca la mia vita. E invece su tutta questa foto, se la rifarei, sì, dopo questa situazione, se avessi la possibilità di rifarla, rifarei, perché comunque ho avuto la possibilità di scoprire altri aspetti della mia famiglia che non avrei mai considerato. Avrebbe semplicemente più sfumature la foto che ipotetica che farei. Non penso di aver cambiato idea, penso di averla confermata in un certo senso, perché ho confermato il fatto che mi piace stare insieme a loro. I rapporti con la mia famiglia sono rimasti più o meno uguali da quello che avevo descritto un po' nella foto. L'idea che avevo e che mi ero fatto non è cambiata, anzi si è confermata, perché prima avevo soltanto delle impressioni. Invece adesso, dopo 2 mesi che sto perennemente con la mia famiglia, queste supposizioni, queste impressioni si sono rafforzate. Non vorrei cambiare la mia foto perché la concezione che ho di famiglia è creare ricordi e condividerli. Quindi mi sembra perfetta l'idea di un baule trovato in soffitta. L'idea che avevo e che ho della mia famiglia non è cambiata in questa quarantena, anzi è sempre stata positiva. Cambierei la foto perché la famiglia comunque è cambiata, cioè proprio i rapporti e mi fa piacere questo. Parlando invece della mia foto, a me piace molto, per me è molto significativa e personale. Ma vorrei aggiungere un lato dei miei genitori che ho scoperto soltanto durante questa quarantena. Questo lato si chiama lo stare insieme. E invece riguardo alla mia foto, non la cambierei perché diciamo che esprime una cosa che è sempre stata solo mia. E di conseguenza Fotografia Europea mi ha dato la possibilità di aprirmi e quindi anche di avere il coraggio di raccontare questo fatto e non di vergognarmene. Sono molto contenta perché per la prima volta sono andata oltre a un pensiero che magari facevo solo nella mia testa, ho avuto una guida di qualcuno che mi poteva seguire in questo modo anche di pensare e poi metterlo su una cosa che non è un foglio, non è un pensiero, ma è una cosa che rimane comunque nel tempo. Sinceramente mi ha fatto molto piacere partecipare. Quella foto lì che ho fatto, nonostante le mie incertezze, mi ha aiutato a migliorarmi e a migliorare certe cose e ad aprirmi un po' di più.